aumenta l'offerta del museo di Palazzo Manzi. Grazie infatti ad alcune donazioni è stata ampliata e risistemata la sezione dedicata al XX secolo. Nuove opere di artisti come Alceste Campriani, Inaco Biancalana e Giuseppe Ardinghi diventano quindi fruibili al pubblico dopo essere state custodite nei magazzini del museo o in collezioni private. Come sette rilievi lignei opera di Biancalana e rappresentanti scene di vita dell'antica Roma, argomento assai inusuale per questo artista, o come due intensi ritratti di Giuseppe Ardinghi, che si aggiungono alle altre opere del pittore lucchese, compreso un cartone preparatorio di una delle vetrate di San Martino e rappresentante il miracolo di Santa Zita. Secondo la direttrice dei Musei Nazionali Lucchesi, Antonia Daniello, questa inaugurazione rappresenta un passo in avanti ulteriore nell'offerta museale cittadina. Daremo, diciamo, un panorama di quello che avviene nell'ambito della cultura figurativa a Lucca fino alla fine degli anni 60. Questo mi sembra, insomma, un arricchimento sicuramente per i musei e quindi speriamo anche di mantenere sempre alto l'interesse per i musei di Lucca, che sono una parte importante della cultura cittadina. Inevitabile, affrontando la tematica museale, non scontrarsi con problematiche tutte italiane, come la carenza ormai storica di personale e di custodi. Carenza che, nei musei piccoli come quelli lucchesi, ha grosse ricadute sugli orari di apertura. I custodi sono sicuramente pochi e l'iniziativa lodevole della domenica mattina di apertura gratuita di tutti i musei statali che vede, insomma, tutti noi favorevoli, però di fatto per i musei di Lucca non è praticabile, proprio per la carenza di personale, sono troppo pochi, e poi perché il contratto di lavoro ovviamente giustamente prevede che solo il 50% dei giorni festivi può essere lavorato.